Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella sesta puntata della serie tedesca. Oggi siamo qui con... Ci sono già tutti. Allora, oggi mettiamo mostra linee su sì e... Dov'è? Dov'è? E Ctrl S. Larghezza automatica. Cosa ridi tu? C'è un tipo una betoniera minimo che mi passa a fianco dicendo allora. Ma sto offset è anche un po' rotto, sinceramente. Perché ti si attiva sempre adesso, anche Ma quando non porti niente. sì, ma come No. Oggi Samu ho avuto una promozione. io so cosa vedo io. Cosa? No! Tu sempre pensaste cose. L'ha censurato? No. Sai che ti censuro Reazione io? Fa fanculo se mi censuri la valle. parte di scherzo, ho avuto una censura. Sì, adesso c'è la censura. Ho avuto una promozione. Sono stato promosso. Beh, forse già venerdì scorso. Venerdì scorso mi sono autopromosso perché mi sono Ah, promosso da corpo. solo. Eh? Ti sei autopromosso all'esame? No, mi sono promosso a autista per il servizio di CSP. Sarebbe? Sarebbe Dei un trasporti? servizio. C'è una lista ristretta di autisti che sono 6-7. Per ogni sede? Che eh? Per ogni sede? No, della nostra sede io ti Ah, parlo. ok. Che devono essere sempre quelli, non possono cambiare, per portare appunto, fare questo tipo di servizi, portare i ragazzi disabili da casa loro a, diciamo, centro ricreativo, questo posto dove fanno passare un po' la giornata, e poi riportarli a casa. E col Volkswagen, quello che prendo sempre io per andare in giro, no? Ah, ecco perché. No, vabbè, era giusto per finire il discorso bene. E dato che venerdì non c'era praticamente nessuno di... cioè, non c'erano di autisti disponibili perché uno, che era il mio responsabile, era in ferie. L'altro che non c'era, quell'altro non poteva farlo, un altro non poteva farlo, quindi ho mandato una mail a questi qua, ci ho detto guarda che mi aggiungo me stesso, medesimo, come autista per poter fare il servizio. E oggi l'ho fatto. Ma sì, tutto si fa. Ma sì, cioè, è una qualifica in più. Mi manca solo la qualifica di imprenditore impavido. E via. Oggi è tornato il mio capo, gli ho fatto gli auguri, compleanno. Ma a chi lavori? Al mio capo. Ah, pensavo a te, c'è per questo di No, questo. faccio. Ciao, oggi sei più vecchio di un anno, eh! Ma no, Comunque. domani! Perché tipo, all'anagrafe si è registrato un giorno prima, non so come. Cioè, capisco il giorno dopo, ma registrarsi il giorno prima non so come sia possibile. Erano già prima scappata la panza. Cioè, infatti, cioè, io so che mio nonno, da parte di mia mamma, era segnato sull'anagrafe che era nato il 17 di aprile, ma come mio papà, ma in realtà era nato, mi sembra, il giorno prima, il 16. Capitava Beh, capitava, non è che potendo succedere. una volta, ma capisco che capita un giorno, cioè, nasci e vai all'anagrafe il giorno dopo, ma che tu nasci, cioè, Ma tu, fai a prevederlo. infatti. Non ci ho pensato a chiedere, domani lo chiedo. Vedi? Non è male. Allora, steale, mettiamo no. Ah, ma Steale. perché ho messo mostrarine su no? Che pirla. Ah, vedo, sta metto la, faccio CTRL A, CTRL R, CTRL E, poi mi sparisce tutto.
Stavolta seminiamo grano. Stavolta facciamo la paglia, sì. Ah, ragazzi, quella buon'anima di Samu. Ah, brava persona, molto impeta. Ha finito di fasciare tutte le Non c'è un cazzo da fare, come sembra. balle. Giusto, tu invece che cercarti la ragazza che ti prepara il caffè al mattino, vai a fasciare le balle sul farming. Vedi un po' tu. Tu lo bevi il caffè? Bravo, fa male. Male, Eh? veramente. Fa male. Ma male no, però se ne prendi tanto sì. Io, cioè, Vabbè. io vedo lì, ci sono i miei colleghi che quando sono lì vedo che si prendono 3, 4, 5 caffè. Dico, ma come cavolo fate? A me, ma, beh, a parte che io non è che non mi piace, non. Ma io non ce n'ho neanche bisogno del caffè, sinceramente. Non è che dico, non mi piace, è una cosa come per dire, boh, mangiare. Non lo so, tipo una cosa che non è che non mi piace, è che non mi fa né caldo né freddo, ecco, cioè. Se non c'è nient'altro da bere, lo bevo, se no preferisco bere dell'altro. E quindi, cioè. Cioè, nel senso, a me mi piace, cioè, mi piace, lo bevo, però non lo piglio mai, perché non. Ma io non lo Boh, bevo non perché è. prima è caldo, come fai per il caldo adesso? Non si sa. Secondo. Boh, ti mette su dei ciri un po'. Se non ti sei abituato, ti fa effetto subito. C'è la caffeina, c'è. Mi ricordo, c'era un mio amico, c'era, mi ricordo, che si prendeva la Coca-Cola senza caffeina perché sennò gli dava il roppero. Cioè, non dormiva più. Mi ricordo. Oltretutto mi abita di fronte. E niente. A me non mi ha fatto mai effetto tipo la Coca-Cola. A parte che adesso ho smesso di berla perché con tutto lo zozzo che ci mettono dentro. No? Tu cosa bevi? Ma cosa avevo quando? Quando hai sete. La cosa preferisco è il tè. Anche se sembra strano perché il tè fa venire sete, Davvero? no? Allora lo so, sì. Però boh, mi piace, io leggo A me sembra una cosa che il disseta forse più di tutto. Tra le cose che mi dissetano più di tutto sono il tè o tipo i succhi di frutta, ma penso di più il tè. tè. No, io ho tè o acqua e basta. La roba frizzante. Ma ci hai mai provato la Monster tu? O Acqua io. Monster? Boh, probabilmente sì. Cioè, Red Bull? Red Bull sì. Mamma mia, mi fa schifo. È dolcissimo. Io non ce la faccio. Ma io l'ho bevuto una volta, cioè, sono quelle cose che è come il caffè, so già che non tanto non la bevo. Perché non ha senso berla dal A me punto di vista. me l'ha offerta Va il bevuta barista. per chi fa attività tipo fisica, no? È come tipo il Gatorade, bere il Gatorade o il Power, come cavolo si chiama quella roba lì. Se non fai attività, fa male. Cos'è che abbiamo speso di altro? Seminatrici? Cioè semi? Concime? Sì, sto cercando la seminatrice che era svuota in pratica. Ok. Sta di fatto che oggi allarme di 18 e 30 e qualcosa, dopo le 6 e mezza, tra le 6 e mezza e le 6:40, allarme. Ero già lì che me ne stavo per andare a casa. Verde 19 kg, partiamo. Parte che verde 19 kg è una cosa, non dico da niente, ma da poco. L'altro giorno i miei colleghi si sono beccati un verde 19 kg, che sarebbe altra patologia a casa. Si sono sparati una che aveva la pressione a 60-40 con 90 di saturazione. Significa che la pressione ce l'hai sotto i piedi. 90 e 60-40, cioè non è neanche una pressione da essere umano praticamente. Con 90 di saturazione, che non dico che è che c'è troppo poco ossigeno, ipossia, ma comunque una cosa grave. E niente, è centrale, così cos'ha, ci hanno detto o così. Vai, ti lascio un verde, andate giù. Prima di tutto, boh, sarebbe stato un cardiocircolatorio. Però, vabbè. Arrivo là,
Paziente, cosa si sente? Cosa c'è? Ma mi sento come una pressa qui sulla gola, non riesco a respirare. Guardo, provo parametri, pressione perfetta. Provo saturazione 98, va benissimo. Guarda un po', non mi sembra di vedere niente. Fa qualche terapia perché era comunque anche giovane. Sì, ecco, mi hanno dismesso stamattina da puntini, 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 perché non voglio dire cose che non devo dire. Cioè, non posso Mantieni dire tutto. la Eh? privacy. Eh sì, infatti devo fare un po' il vago. Mi hanno dimesso stamattina da questa clinica per psichiatrica. Allora già si cominciava a capire qualcosa. Dico, va bene, ok. Chiamo la centrale, ti dico guarda così così cos'ha. Ok, verde 5. 5 psichiatrico. E da lì ho capito tutto. Porco. Da te è piovuto? Da Dove meno, da meno, da meno. La no? mettono Ah, domani. tipo la settimana scorsa non ha piovuto? Zero? No, ha piovuto giusto sabato sera, che era la festa e mi ha Preciso cominciato. proprio. Eh? Preciso. Mi ha cominciato a piovere. Non sei con la macchina che ti sbagliano. Ma stavo col treno, stavo. Come col treno? Ma che Mi sono cazzo? portato il treno là. Come quello di Fumagalli. Sabato sera ero ubriaco, sono tornato a casa in treno. Bravo, hai fatto bene, ma qual è il problema? Non avevo mai guidato un treno prima d'ora. Forse già che eravamo qui, ho ricaricato un po' di calce, così ce ne abbiamo per tipo 7 volte, anche un po' di più, perché ho visto che non sono andati manco da 1000 litri giù. Per tutti i campi. Mi sono basato su valori che mi ha dato Daniele, per chi lo conosce, per chi non conosce pazienza, non sto a spiegarlo perché ci metterei una settimana e tanto non capireste comunque. Sì, non ho fatto proprio. Ehi, ipoessia qua. Cosa stiamo facendo? Tu cosa stai facendo piuttosto? Seminando? Ozio. Bravo. Vedo che ci capiamo. Inizi a seminare le cose che seminerei io. Ma Dopo pure 89, abbiamo 60 anni in due. Dopo quanto tempo è? 2 anni sicuro che giochiamo assieme, no? Ma sarà da due pure, due anni e Come? qua forse. Dopo tutto sto tempo, finalmente. Ma penso estate 2016 sono venuto qua forse. Estate 2016. Quindi sono Forse, 3. no. Forse anche prima, no? Che cazzo Ma a so. me Devo. sembra di ricordare che nel 2015 tu entravi qualche volta. È Sì, c'ero. Sulla serie francese che mi ero cimentato. vero, vedi? E c'ero anche sulla serie fan del 15 che c'è stata ancora prima, mi sa, sulla Gamsting. Sì, Ah no, c'eri. io sono entrato la prima volta sulla serie fan della Gamsting, la prima volta che sono entrato. Ed eri un fan? Ora Sì. non sei manco più. Cioè, io non lo so. Tu non sei più un fan. Perché hai scelto il Valtra attaccato a. Ah, giusto. Come non so più un fan, non ho capito. Non sei più un fan adesso, non sei più una ventola. Speed Speed fan. fan. Password serie fanne. Prima stavo su YouTube a caso, mi compare una live da farmi, bocchemo, Mita poi sentì. G95. E poi, no, poi sentì Simo che parlava in marchigiano e ho detto, questo è marchigiano, eh. Dopo sono già a parlare, dopo io le scrivo se giocavamo insieme, che davi un minchia che ero. Dopo Simo mi fa, guarda, se tu vuoi giocare con me, bocchi sulla serie fan. Dopo te ne verso un parere 8, apri il server. E io E tu boccavo. sì. Esatto. Dopo mi ha spiegato come si scaricava le mod TeamSpeak, sono boccato. E io quando è rientrato, ma si vede che sei serio perché guarda, io le persone che possono giocare con me le vedo subito perché se non stanno a installare TeamSpeak le scarto a priori. Tu zitto, ti avevo insegnato a Sigma. Certo, ma io ero nuovo, cioè.
Cioè no, non è, ma aveva mandato il link giusto. Dopo apri Excel e fa tutto quanto lui. Dopo non sapevo neanche Excel. come. No, che no, Excel, prendo file.exe. E Serri.exe. dopo. No, privato mi aveva spiegato come si tipo aggiungeva new broadcast, come si faceva lì in Sì, come si modo. mette il bookmark. Perché tipo avevo messo su. Ho fatto. Tipo 40 ne avevo messi, ho fatto un macello. Allora, io cosa posso fare? Andare a concimare. Ma dai, un po' questo. Impaurito. Qualcosa so fare. Sì, per Qualcosa. carità. Sempre che non sei Pensa più un un ventolò. po'. Pensa un po' le mod zero attacco e metto su farming. Su TS. E c'ho i capelli, no? Comincio ad averne un po' tanti, quindi sono un po' voluminosi. Fatti ritagliare. Sì. E ho le cuffie, no? Che mi schiacciano i capelli, mi fanno tipo un'ondina che è bruttissima. Poi non riesco manco a togliermela pettinandomi, diciamo. Tu non hai di questi problemi, vero? Il damage è stato di base zero. Ma poi tu non c'hai i riccioli, tipo. Sì. Quindi quando è lungo è bestemmia. Quello sì, però almeno non devi Ci vuole pettinarteli. mezz'ora la mattina O per no? mettermi a posto. Ma come per metterti a posto? Che fai? E Ma tipo quando è lunghi. Prima che fai? li lavo perché sennò Lavarli lo troppo so troppo. anch'io, grazie. Ma cos'altro ci devi fare? Bagnati, Non sono lavati. riccioli naturali. 40. No. Cioè sì, sono ricci naturali, però tipo non so, per farli diventare ricci, tipo dovrei averci i lunghi fino al culo. Perché tipo se lasciavo corti, mezzi corti, tipo mi si arruffa tutti quanti e basta. Non è che mi va ricci tanto. Come i peli di sedere. Ok. Vabbè, io invece ho questo problema qui. E che è tipo. Tu mi vedi nella realtà fuori quando esco qui da Discord. Mi vedi? Cosa fai? Mi sto lavando la testa. Lo vedi? Dopo un quarto d'ora, passi, ci vediamo dopo. Passi. No! Ehi, cosa fai? Mi sto lavando la testa. Ed estate ancora di più. Ehi, cosa fai? Mi sto facendo la doccia. Ma perché? Perché fa caldo. Ah, ok. Poi, vedi, lì mi asciugo, sono asciutto, mi cambio. Ho appena finito di cambiarmi, mi ricambio. Ehi, ma cosa fai? Mi lavo. Ma perché? Perché ho appena finito di farmi la doccia. Beh, fa caldo. Più o meno. È così. Quanto è bello farsi la doccia la mattina con l'acqua congelata, così che ti svegli proprio bene. Con le bestemmie che ti piovono in testa, anche quelle fredde. Ti piovono in testa. Muovo guardi. Perché la mattina, sai, Lei cosa fa la vogliamo mattina? provare. Generalmente bestemmia. No, ma Apro le dico, la finestre. mattina Scusa. cosa prende. Co no, com'è? Mattina lei cosa Cosa prende? prende lei? Generalmente gli Scusami se insulti dei vicini che mi incontro sentono bestemmiare. Proprio gli piovono le bestemmie nel il. No, salotto. le madonne. Le madonne, scusa. nel salotto. Sì, perché loro tipo aprono le finestre. Si messe. No, ma lei mia Madonna. mattina cosa mangia? Non lo so, la pizza? Lei cosa mangia? Il cartone? Magari quando facevo quei video lì è una cannonata. Boh, adesso si è smerdato pure un po', tutto il mondo. Non è più come una volta. Ma va bene che ci sono i film di Bud Spencer e Terence Hill. No. Cioè, quelli lì non Prima di importa quante tipo. volte li guardi, sempre che ti fanno ridere. Stava. Video che fa già tipo cose che mi fanno incazzare, ti ricordi? Io Sì! sì, Parte 1, parte andavo 2, parte. Ne ha fatti tipo 11, 12. a vedere. Cosa mi Perché andavo. fa? No, Sai che è andato tutto? Sono crashato? hai laggato Oh! un bordello, però. Madonna Carmen! Va bene, ragazzi, io all'ombra di questo. Com'era? All'ombra dell'ultimo sole. Che Sì. cazzo? Si era assopito un concimatore. Aveva un solco lungo. Ma che cazzo stai a Il. dire? Oh, non la conosci? Quella No. canzone che fa tipo. All'ombra dell'ultimo sole. Si era assopito No. un pescatore. Aveva un No. solco lungo il viso. Come una specie di Nonne. sorriso. La conosci? No, mai sentito. Ma vabbè. All'ombra di questa pianta, vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. Sisu. È tutto. Ciao a tutti.